prossimo sgambetto. Profondo rosso per la Banca d'Inghilterra. Il ritorno di Boris Johnson? Deutsche Bank nel mirino. Il nuovo muro di Helsinki. Decolla l'integrazione eurasiatica a est. Texas, GPS in tilt, aerei dirottati. Shell, l'idrogeno non genera profitti. Azerbaigian, Armenia, non c'è pace. Il viaggio interstellare continua. Se l'Ucraina cade, cadrà l'ordine mondiale basato sulle regole stabilito 80 anni fa dopo la fine della guerra mondiale, ha dichiarato oggi 21 ottobre il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America, generale Mark Milley. Intanto però l'Europa è già caduta. A prenderne atto in primis il presidente francese Emmanuel Macron, che annuncia l'uscita dal Trattato della Carta dell'Energia, accordo internazionale che stabiliva un quadro multilaterale di cooperazione nell'industria dell'energia e dei combustibili fossili in particolare, seguito, Emmanuel Macron, dal Parlamento tedesco che approva il fondo per tutelare imprese e consumatori dall'impennata di prezzi in Germania, in piena ed evidente disgregazione dell'ex Unione Europea. Mentre il mondo avanza, in particolar modo in Cina, dove nasce il primo impianto pilota elettromagnetico ad altissima velocità al mondo, nella provincia di Shandong. L'installazione può trasportare oggetti del peso di più di una tonnellata a 1030 km orari. Pechino, tra l'altro, è pronta a collaborare con Riyadh per cercare di mantenere stabile il mercato petrolifero. Riyadh, non a caso, ha chiesto di entrare nel congresso dei BRICS, dove si dialoga e soprattutto si fanno affari, quelli oramai dimenticati, nell'Occidente sospeso. BRICS oramai tanto appetibili da fare incuriosire anche l'Indonesia, che chiede anch'essa di aderire alla nuova alleanza, certamente non più minoritaria nel mondo. Impegnati nel disfacimento intellettuale e politico, Parigi e Berlino decidono invece di annullare il vertice bilaterale previsto per il 26 di ottobre. Bruxelles è infatti unicamente impegnata a sostenere l'Ucraina, anche con un'assistenza finanziaria mensile e con l'utilizzo dei beni russi congelati da destinare ovviamente a Kiev. A Washington, d'altronde, elezioni di midterm permettendo, si pensa a un pacchetto di assistenza da 50 miliardi di dollari che sostenga Kiev entro la fine dell'anno. E gli ordini vanno eseguiti fino all'ultimo italiano. Italiano che ora guarda Giorgia Meloni giurare dinanzi alla Costituzione come prima donna a capo di Palazzo Chigi. Il fu bel paese ha un nuovo governo, che nasconde però l'atlantismo con la lente della sovranità e del merito, termini aggiunti ad alcuni ministeri. Giorgetti, a capo del Dicastero delle Finanze, per ora garantirà la continuazione della pseudo meta politica draghiana, almeno fino al prossimo sgambetto di Silvio Berlusconi. E buona fortuna a tutti. Margherita Furlan per TG Sole 24. È una tempesta perfetta quella che si sta abbattendo sul Regno Unito. Dimissione a raffica sul versante politico, crollo della sterlina su quello economico, scomparsa della regina su quello simbolico istituzionale. E la brutta notizia per Londra è che quanto è emerso negli ultimi giorni potrebbe essere solo alla punta dell'iceberg. È infatti di ieri la notizia che l'esecutivo britannico dovrà sborsare oltre 11 miliardi di sterline per coprire le perdite accumulate dalla Banca di Inghilterra a causa della brusca impennata dei tassi di interesse. Una cifra che per di più potrebbe raddoppiare l'anno prossimo, traducendosi molto probabilmente in nuove politiche di austerità per i cittadini del Regno Unito. Sono oltre 10 anni che la Banca Centrale Britannica sta sostenendo i conti pubblici attraverso l'acquisto di titoli di Stato. Un meccanismo che ha funzionato fino al 2021, ovvero fino a quando i tassi di interesse erano al minimo.
In questo periodo la Banca d'Inghilterra ha acquistato obbligazioni governative per 875 miliardi di sterline, riuscendo in questo modo ad abbassarne i rendimenti. Grazie a questo schema di quantitative easing, l'istituto britannico ha potuto maturare un utile di 120 miliardi di sterline, che è poi finito nelle casse del Ministero del Tesoro. Negli ultimi mesi, però, la situazione è cambiata radicalmente. Se prima gli interessi pagati dalla Banca d'Inghilterra alle banche commerciali erano di gran lunga inferiori a quelli incassati dalle cedole dei titoli di Stato, adesso la situazione si è ribaltata. Con i tassi saliti al 2,25%, l'istituto che si occupa di gestire la politica monetaria del Regno Unito si è trovato improvvisamente in passivo. Motivo per cui il flusso di denaro sarà adesso invertito e dovrà quindi essere il governo, ovvero i contribuenti, a coprire le perdite della Banca d'Inghilterra. Questo lunedì la questione sarà trattata dal Parlamento britannico, ma le alternative sul tavolo non sembrerebbero essere molte. Il governo ha infatti già iniziato a versare 828 milioni di sterline alla banca centrale, che dal prossimo mese dovrà anche iniziare a sbarazzarsi degli 838 miliardi di titoli di Stato che ancora conserva nel suo portafoglio dopo averli accumulati per più di un decennio. Un'operazione che per essere portata a compimento potrebbe richiedere altri 10 anni e che di certo non sarà indolore, almeno alle condizioni attuali del mercato. Provando a fare una stima a partire dai dati economici odierni, gli analisti di Bloomberg suggeriscono infatti che alla fine della fiera le perdite della Banca d'Inghilterra potrebbero ammontare a ben 200 miliardi di sterline. Per il prossimo governo del Regno Unito la sfida sarà dunque quella di racimolare i soldi necessari per non mandare in default l'intero sistema. A pagare l'enorme conto saranno in ogni caso i cittadini britannici, per i quali sembra avvicinarsi un durissimo periodo di austerità fiscale, che finirà per sommarsi al già drammatico caro bollette e ad un panorama geopolitico a dir poco esplosivo. Un quadretto decisamente poco invitante per il prossimo inquilino di Downing Street. Servizio di Jonathan Chatillard per TG Sole 24. Voce di Elisa Angelone. Archiviata la breve parentesi di Liz Truss, per il Regno Unito è l'ora di passare al nuovo Premier e a quanto si apprende da fonti interne al Partito Conservatore, l'inquilino del numero 10 di Downing Street potrebbe essere di nuovo Boris Johnson. Secondo quanto riferito, Johnson avrebbe infatti il via libera da parte di 52 colleghi parlamentari. Sebbene il comitato dei Tories abbia fissato una soglia di 100 nomination per concorrere alla massima carica, il sostegno numerico non sembra inferiore a quello di cui gode l'altro contendente Rishi Sunak. Inoltre, secondo un sondaggio, l'ex premier godrebbe tuttora di un'ampia popolarità tra gli elettori. Lo conferma il fatto che l'hashtag Bring Back Boris è letteralmente esploso sui social media poche ore dopo le dimissioni della Truss. La selezione del nuovo leader dovrebbe essere finalizzata entro la fine della prossima settimana, con un processo accelerato rispetto a quello precedente. Johnson, che aveva salutato il Parlamento britannico con un sardonico Hasta la vista, baby, al momento sta rientrando anticipatamente dalla vacanza in Repubblica Dominicana e starebbe già coordinando le sue truppe. Il punto di forza di Johnson è di essere l'unico ad avere un vero mandato popolare, avendo stravinto le elezioni di 3 anni fa e potendo così ignorare la richiesta dei laburisti di andare al voto anticipato. La spada di Damocle, invece, è l'inchiesta parlamentare che dovrà stabilire se Johnson abbia mentito al Parlamento sullo scandalo dei party a Downing Street durante il lockdown. Se giudicato colpevole, Boris potrebbe essere sospeso da deputato, cosa che getterebbe nel caos un suo eventuale governo. Il ricatto, dunque, è la base della politica, da parte di chi non è lecito sapere. In ogni caso, come accadrà nel fu bel paese, chiunque sarà primo ministro erediterà un'economia in crisi, un tasso di inflazione alle stelle, una crisi energetica esacerbata dal sostegno al regime di Kiev e un malcontento generale verso tutte le classi politiche delle cosiddette democrazie occidentali. Servizio di Margherita Furlan e Fabio Belli per TG Sole 24. Voce di Elisa Angelone. Non se la sta passando bene il colosso bancario Deutsche Bank. Da martedì scorso, infatti, oltre un centinaio tra poliziotti e ispettori finanziari stanno conducendo una maxi perquisizione presso la sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte e presso le abitazioni private di alcuni suoi dirigenti, tra cui l'ex CEO Jürgen Fitschen, sospettati di avere favorito una maxi evasione fiscale ai danni dello Stato per 10 miliardi di euro.
Come riporta il quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt, le perquisizioni di questi giorni sono parte di un'indagine in corso dal 2017 da parte della Procura di Colonia, che ha preso nel mirino anche altre società del gruppo bancario e una società di revisione contabile. La truffa, portata avanti da Deutsche Bank con l'aiuto di altri istituti bancari, è stata denominata cum-ex, dalla pratica di vendere azioni con i dividendi che, complice a una normativa poco chiara, non venivano poi consegnati, garantendo così ai banchieri e investitori coinvolti vantaggi fiscali ai danni delle finanze pubbliche. Deutsche Bank avrebbe confermato le perquisizioni in corso e assicurato che, come sempre, starebbe collaborando pienamente con le autorità. Il caso Deutsche Bank, che si trascina ormai da anni, sta mettendo in luce la grave evasione fiscale esistente in Germania e una certa indulgenza da parte delle autorità tedesche nei confronti di un fenomeno che non pare certo essere una novità, ma che sembra esplodere proprio in quest'ultimo periodo. Un altro grattacapo per il governo Scholz. Servizio di Elisa Angelone per TG Sole 24. Sarà fatto di acciaio e percorrerà circa 200 dei 1300 chilometri della frontiera che divide la Finlandia dalla Russia. La decisione, ancora da ufficializzare, sembra godere dell'appoggio sia del governo che dell'opposizione finlandese e sarebbe stata assunta durante un incontro avvenuto martedì sera, 18 ottobre scorso, fra la premier Sanna Marin e i leader delle principali formazioni politiche. Si tratta di uno strumento per assicurare un controllo dei confini adeguato negli anni a venire, ha dichiarato la Premier, sottolineando l'ampio sostegno del Parlamento che in Finlandia è monocamerale. Già a luglio il Parlamento finlandese, all'ombra di Washington, aveva votato una legge ad hoc per migliorare la capacità operativa della Guardia di Frontiera nel rispondere alle minacce ibride, che tradotto in lingua corrente significa russofobia. Non potendo coprire l'intera frontiera, ha spiegato la politicamente corretta Premier, andremo a proteggere quei punti ritenuti più importanti. E così, dopo Lettonia, Estonia, Polonia e Norvegia, anche la Finlandia alza il proprio muro contro la Russia. Dopo la caduta del muro di Berlino, riappare la grande muraglia della democrazia contro i bruti d'Oriente. Servizio di Jeff Hoffman per il TG Sole 24. Si è conclusa oggi la riunione del Consiglio Intergovernativo dell'Unione Economica Eurasiatica, tenutosi a Yerevan, in Armenia, e iniziato giovedì 20 ottobre. L'Unione Economica Eurasiatica, nata ufficialmente nel 2015 da un'idea dell'ex presidente del Kazakistan Nazarbayev, con l'intento di riproporre in salsa eurasiatica l'integrazione economica dell'Unione Europea, comprende ad oggi Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. Tra questi cinque paesi vige un regime di libera circolazione di beni, capitali e servizi, nonché di parità di accesso alle infrastrutture di trasporto ed energetiche e regole comuni in materia doganale e tariffaria. L'Unione Economica Eurasiatica negli ultimi 10 anni ha registrato una crescita di 2 volte superiore a quella europea. Questo almeno è quanto ha riferito oggi il primo ministro russo Mikhail Mishustin intervenendo al Consiglio a Yerevan. La produzione industriale dell'Unione è aumentata del 20%, quella europea solo del 10%. Mishustin avrebbe poi auspicato di eliminare ulteriori ostacoli al commercio interregionale in modo da rafforzare il mercato comune. A tal fine avrebbe proposto ai membri dell'Unione di entrare nella speciale zona industriale russa in Egitto. I paesi dell'Unione avrebbero così accesso non solo alle infrastrutture di trasporto marittimo e a sovvenzioni per l'utilizzo dei porti nel canale di Suez, ma anche all'esenzione doganale per le esportazioni verso Africa, Medio Oriente e America Latina, riporta la TASS. Tra le priorità discusse nel corso della riunione tra i 5 paesi eurasiatici, il rafforzamento del mercato comune di gas e di petrolio nell'ottica di tutelare i rispettivi paesi dalla crisi dei prezzi dell'energia, e il miglioramento delle catene di trasporto verso est alla luce del riorientamento della cooperazione commerciale a livello internazionale. Servizio di Elisa Angelone per TG Sole 24.
Dallas, in Texas, il segnale GPS ha smesso di funzionare a causa di interferenze non individuate vicino all'aeroporto, a poca distanza dalla terza più grande base militare degli Stati Uniti, Fort Hood. Le interferenze sono state avvertite fino a Denver, ma a trovarsi nei guai sono stati i piloti degli aerei diretti all'aeroporto internazionale di Dallas che, di punto in bianco, hanno dovuto cambiare rotta e, per scampare al pericolo, dirigersi verso altri aeroporti non dotati del sistema di navigazione satellitare. Le prime segnalazioni di interferenze, secondo il sito web di monitoraggio aereo Exchange, sono state registrate nel pomeriggio di lunedì. Stando a quanto pubblicato da Bloomberg, le piste dell'aeroporto di Dallas sono state chiuse non appena le autorità aeronautiche hanno affermato che il segnale GPS non era più affidabile. La Federal Aviation Administration ha poco dopo dichiarato di non aver individuato prove di sabotaggi. Per alcuni analisti, la presenza della base militare e le sperimentazioni con il 5G potrebbero essere responsabili del problema. È sicuramente un caso che la base militare di Fort Hood, insieme a quella di Fort Irwin, in California, è il presidio militare prescelto per le sperimentazioni della nuova tecnologia 5G. Resta il fatto che, coperto dal flusso pandemico di notizie, è in corso un braccio di ferro fra operatori telefonici, compagnie aeree, Federal Aviation Administration e Dipartimento dei Trasporti, in quanto, evidentemente, le frequenze della nuova tecnologia 5G stanno procurando numerosi problemi al settore dei voli commerciali degli Stati Uniti. Servizio di Jeff Hoffman per il TG Sole 24. La Shell ha chiuso le stazioni di rifornimento di idrogeno in quanto non darebbero profitti. Dopo 5 anni dall'apertura delle stazioni di servizio per auto alimentate con H2, il progetto chiude e probabilmente avrà un seguito soltanto per il trasporto pesante. Il colosso petrolifero anglo-olandese, infatti, chiude tutte e tre le sue stazioni di rifornimento del Regno Unito, precisamente Gatwick, Cobham e Beaconsfield, sorte tra il 2017 e il 2019. Erano la nostra prima generazione, praticamente dei prototipi, e avevano raggiunto la fine del loro primo ciclo di vita. Dopo la chiusura della Shell, nel Regno Unito restano comunque 11 stazioni di rifornimento a idrogeno e 57.000 punti di ricarica pubblica per auto elettriche. Il FUB del paese, almeno sulla carta, dovrebbe averne 32.000, ma il numero dato dalla mappa nazionale non sempre corrisponde alla realtà. Salta agli occhi il fatto che, in nome della transizione verde, i cittadini debbano pagare il carburante e l'energia a prezzi improponibili, mentre le multinazionali, attente ai profitti, non hanno obblighi se non quello di accumulare denaro. C'era una volta l'idrogeno, ma con i soldi non è possibile gestirlo. Servizio di Jeff Hoffman per il TG Sole 24. Lo scenario di guerra tra Azerbaigian e Armenia è un braciere tutt'altro che estinto, ma pronto in ogni momento a divampare. Lo aveva annunciato già il presidente armeno Pashinyan, che lunedì scorso, 17 ottobre, aveva avvertito via Twitter che i vicini azeri stavano creando un pretesto per una nuova aggressione militare contro l'Armenia, motivo per cui Pashinyan aveva suggerito la necessità di un meccanismo internazionale permanente per mantenere il regime di cessate il fuoco, un regime le cui violazioni erano state oggetto di vicendevoli accuse da parte dei ministeri della difesa dei due paesi. Bruxelles ha avallato la decisione di inviare una missione di monitoraggio a seguito di un incontro tra Pashinyan, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente azero Ilham Aliyev, sebbene quest'ultimo si sia rifiutato di ospitare la missione sul lato azerbaigiano. Turchia e Russia non sono stati invitati. Così, sulla questione dei confini è intervenuto l'Iran, rilasciando una dichiarazione in cui mette in guardia contro i cambiamenti di frontiera tra i paesi vicini. Parole ricevute in modo ambiguo dall'Azerbaigian,
che ha ventilato anche l'ipotesi di costruire un muro di cemento sul confine iraniano. L'ultimo capitolo della saga, ancora in evoluzione, vede dunque come protagonista Teheran, che ha organizzato esercitazioni militari lungo il fiume Araz, il cui corso segna la maggior parte del confine tra Iran e Azerbaigian. Le esercitazioni, chiamate Mighty Iran, sarebbero iniziate il 17 ottobre. Sebbene l'ambasciatore iraniano in Azerbaigian, Seyed Abbas Mousavi, abbia rassicurato Baku sulla natura pacifica delle manovre, secondo i media iraniani, le esercitazioni prevederebbero spostamenti di carri armati, simulazioni di atterraggi aerei, nonché l'uso dei famigerati droni suicidi, gli stessi che, secondo l'Occidente, Teheran avrebbe fornito alla Russia. L'intromissione iraniana nelle questioni di Armenia e Azerbaigian sarebbe scaturita dopo le intenzioni di Baku di attivare un nuovo collegamento di trasporto che colleghi l'exclave azerbaigiana di Nakhchivan con la terraferma, una rotta chiamata Corridoio di Zangezur, che, lambendo il confine dell'Armenia con l'Iran, potrebbe minare gli interessi commerciali di questi due paesi. Servizio di Fabio Belli per TG Sole 24. Voce di Elisa Angelone.